Riaperture dell'anno scolastico con la pioggia che però non ha bloccato la cerimonia di inaugurazione per gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona. Il cerimoniale si è aperto con l'intervento del dirigente scolastico Massimo Di Paolo, a seguire le promesse degli insegnanti, dei genitori e dei ragazzi. Noi, docenti del liceo scientifico Enrico Fermi, solennemente promettiamo di impegnarci per la crescita dei nostri allievi all'insegna del sapere, dello studio e del rispetto reciproco. Noi genitori degli alunni dell'Enrico Fermi solennemente promettiamo il rispetto dei ruoli, dei compiti e delle finalità di questo liceo a cui affidiamo i nostri ragazzi. Promettiamo il rispetto delle persone e delle cose. Dichiariamo il nostro impegno continuo per crescere attraverso il sapere e la conoscenza e di mantenere ferma la consapevolezza di essere liberi cittadini e studenti partecipi. Una cerimonia che inaugura il nuovo anno scolastico, che coinvolge proprio tutti, non solo gli studenti ma anche il personale docente, i genitori, quindi vuole essere proprio un buon inizio per tutti. È un buon inizio per tutti, con i migliori auguri naturalmente, ma soprattutto è un rinnovo di impegno e di responsabilità. L'Enrico Fermi è pronto come modello organizzativo e didattico a trasformarsi in un campus di studio e per questo noi oggi, proprio in quest'anno avverrà questo passaggio, è per questo che noi abbiamo voluto stringere a noi tutte le famiglie dei neo iscritti, i rappresentanti del consiglio d'istituto e naturalmente i ragazzi che per la prima volta entrano in questa scuola, che è una scuola desiderata, ricca di senso di appartenenza e che naturalmente è pronta a diffondere questo messaggio alla popolazione giovanile e alle scuole che ritengono di poter far creare una rete con il liceo scientifico Enrico Fermi. La consegna delle borse di studio ha preceduto l'alza bandiera che ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione della scuola. Come si apre questo anno in generale per il mondo scolastico, secondo lei? Il mondo scolastico sta introducendo con le nuove direttive ministeriali notevoli innovazioni che sicuramente porteranno le scuole, soprattutto le scuole più impegnate sui territori, a ristrutturare i messaggi che andranno sempre più differenziandosi e rendendosi più idonei, diciamo, alle evoluzioni planetarie che i nostri ragazzi dovranno affrontare.